Brani di Pino Daniele per raccontare la figura di Troisi. Diego, quando si svolgerà questa iniziativa e chi saranno i protagonisti? Si svolgerà il 31 di luglio alla Roccamalle Testiana di Fano, all'interno di Comizi d'Amore e con il supporto di Cine Fortune. Saremo in scena quel giorno io, che sono l'autore dello spettacolo, e mi occupo della parte narrativa. In realtà è un vero e proprio concerto di canzoni di Pino Daniele, durante il quale racconteremo la figura e soprattutto la collaborazione tra questi due grandi artisti italiani che sono partiti da Napoli per poi arrivare uno a suonare con Eric Clapton, Chick Corea, l'altro agli Oscar. In scena con me ci saranno Antonio Carluccio, voce e chitarra, Marco Vidino, chitarra, mandolino e mandolino elettrico, Dario Spinelli al contrabbasso, abbiamo anche il nostro fonico di fiducia Marco D'Ambrosio e avremo un ospite d'eccezione, un artista di respiro internazionale ma fanese, che è Elisa Ridolfi. Ma com'è nata l'iniziativa? L'iniziativa è nata dal fatto che io da sempre seguo Massimo e quindi sono sempre stato un suo fan, appassionato, oltre che studioso. Quindi è nata l'esigenza dentro di me, da circa un anno lavoro a questo spettacolo, di più che rendere un omaggio, perché ci tengo a precisare, non è una cover band, non è un omaggio, è un racconto di questi due artisti. Mi sembrava originale raccontarlo attraverso la collaborazione che ha avuto con un altro grande artista che tra l'altro gli ha scritto tutte le colonne sonore di tutti i suoi film. E i biglietti possono essere acquistati anche la sera stessa? Anche la sera stessa alla Rocca, altrimenti tutti i giorni al botteghino del Teatro della Fortuna o su Viva Ticket. Ci sarà anche un altro ospite d'eccezione, ma in platea. Sì, abbiamo la fortuna e l'onore di avere in platea ospite Anna Pavignano, scrittrice di successo, compagna storica di Massimo, nonché colei che ha scritto tutti i film di Massimo, fino a guadagnarsi addirittura la candidatura agli Oscar con il film Il Postino. Anna sarà in platea, ci siamo sentiti diverse volte, sa di questa iniziativa e abbiamo cercato poi di legare a lei tutto questo omaggio, questo contributo nei confronti di Massimo Troisi, perché poi il 2 agosto io la incontrerò al Bastione San Gallo, sempre qui a Fano, per presentare un suo libro su Massimo. E poi ci sposteremo in serata in piazza 20 settembre, incontreremo di nuovo il pubblico a precedere la proiezione del film Il Postino. Quindi vi aspettiamo tutti il 31 luglio alla Roccamalle Testiana per lo spettacolo Quando.